Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella sacrestia della chiesetta antica, uno dei primi luoghi che Padre Pio conobbe qui a San Giovanni Rotondo quando vi arrivò le prime volte nel 1916. La prima volta vi era giunto il 28 luglio, ma oggi, 4 settembre, all'epoca era proprio lunedì 4 settembre 1916, Padre Pio giunse per la seconda volta qui a San Giovanni Rotondo. Aveva chiesto il permesso al ministro provinciale precedentemente, era stato anche attraverso un accordo con il guardiano Padre Nazareno dal paese, il guardiano di Foggia, il guardiano di San Giovanni Rotondo, Padre Paolino, ecco, venire qui per trascorrere un po' di giorni. Il padre provinciale, un po' risentito del fatto che comunque doveva avere il suo permesso, una volta ottenuto il permesso venne qui perché lui qui diceva che stava meglio. Doveva essere temporaneo, ma quel periodo temporaneo fece sì che da quel 4 settembre del 1916, quel lunedì, lui da qui non si è più mosso ed è rimasto proprio in questo convento di fraternità fino alla sua morte. E il 4 settembre del 1916, sicuramente prima di andar via, prese carta e penna da Foggia e scrisse a Padre Agostino e gli racconta dell'imminente partenza per San Giovanni Rotondo. Questa volta sono costretto a scrivervi brevemente, non mi sento proprio in salute, fra breve dovrò partire per San Giovanni Rotondo. Vi prego poi di non preoccuparvi affatto delle notizie che vi sono state comunicate a mezzo del prete provinciale in ciò che riguarda il vostro avvenire. Voi non avete nulla a temere. Gesù vi assisterà sempre. Noi tutti che siamo a voi uniti in uno stesso spirito davanti a Lui non cesseremo di pregare sempre per voi a che rimuova ogni pericolo da voi. Non è stato fedele Gesù con voi fino a questo punto? Ebbene, Padre, non dubitate per l'avvenire. Esso potrà, e come dubitarne, essere più affannoso per voi, ma non vi verrà mai meno l'assistenza di Gesù. Coraggio dunque e andate avanti sempre.